Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, piacere, sono Rossella e vivo in Corea da un po' di tempo. Oggi parleremo di un nuovo episodio relativo al lato oscuro della Corea. Vi avviso già che questa storia vi spezzerà il cuore. Io ho pianto, ma proprio tanto pianto, quando l'ho vista, diciamo, in un documentario. Scopriamo questa storia. Come avrete già visto dal titolo, parleremo oggi della storia di Mu Dansang e, nello specifico, di quello che veniva chiamato, comunque viene ricordato, come il Tarzan di Mu Dansang. Successivamente capiremo anche da dove viene il nome. Il nome di questa persona era Park Kun-suk, di soli 23 anni. Ai piedi infatti di Mu Dansang si verificò un incidente tremendo dove persero la vita 4 uomini e un uomo rimase ferito, e l'artefice, diciamo, di questo incidente era stato proprio il nostro Tarzan, ovvero Park Kun-suk. Questo Park Kun-suk in realtà fin da giovane età aveva un sogno, e il suo sogno era quello di diventare magistrato. All'epoca dell'incidente Park Kun-suk viveva in questa capanna che si trovava appunto nascosta all'interno di Mu Dansang, che era più o meno a 420 metri d'altezza rispetto, diciamo, al livello del mare. All'interno di questa capanna, che era effettivamente un buco, non sto scherzando, era una piccola stanzina, vivevano 6 persone. Erano lui, la madre, la nonna, sua sorella e i 2 fratelli minori. La famiglia di Park Kun-suk si era, diciamo, trasferita appunto in questa parte sperduta della montagna non perché lo volesse riavvicinarsi alla natura, ma semplicemente perché non aveva abbastanza soldi. La famiglia infatti del nostro Tarzan non era una famiglia benestante, anzi era una famiglia molto povera. Aveva perso il padre in giovane età ed era diventato, diciamo, l'uomo di casa a soli 12 anni. Il nostro Park Kun-suk era una persona però molto intelligente e in tutte le prove a scuola, in tutti gli esami, si è sempre classificato primo. Purtroppo però, appunto, a 12 anni, nonostante andasse benissimo nello studio, a causa dei problemi di famiglia e dello stato di povertà in cui si trovava la famiglia, il ragazzo ha dovuto lasciare la scuola e si è dovuto mettere a lavorare. E ha trovato lavoro in una fabbrica che si trovava appunto a Kwangju, dove si trovava appunto questa montagna che si chiama Mu Dansang. Ovviamente la famiglia non aveva soldi per trasferirsi in una casa e quindi cosa fa? Se ne va all'interno della montagna e lo stesso Park Kun-suk costruisce alla tenera età di 12 anni questa capanna dove andrà a vivere con tutta la famiglia. Nonostante appunto avesse iniziato a lavorare per mantenere la famiglia, il ragazzo però non rinuncia ai suoi sogni e usa ogni momento della giornata, che non sia appunto le ore che dedica al lavoro, per studiare, iniziando a studiare anche 20 ore al giorno. 24, quanto lavorava? 4 ore? Vabbè, comunque le news riportano 20 ore. Studiava e infatti è riuscito, da privatista diciamo, a prendere il diploma sia delle medie, che non aveva finito, che delle superiori, in modo tale, diciamo, di avere l'opportunità di accedere poi successivamente agli esami per permettergli di diventare magistrato all'università. Come quindi un ragazzo così diligente, un ragazzo che si fa in quattro per la famiglia, un ragazzo che nonostante le difficoltà non rinuncia allo studio e ha un sogno così bello, è finito a fare una cosa del genere? Lo scopriremo presto. Al tempo in cui è avvenuto l'incidente, che nel 1977, su quella montagna non viveva solo la famiglia di Park Kun-suk, ma vivevano altre 20 famiglie, che si trovavano più o meno tutte nella stessa, diciamo, posizione della famiglia del nostro Tarzan. Quindi persone povere che non potevano permettersi una casa, diciamo, ai piedi della montagna o comunque nel centro abitato, e quindi si erano rifugiati e nascosti all'interno di questa montagna. Ovviamente vivevano in modo illegale, le capanne se le erano costruite loro, il governo lo sapeva, però appunto li lasciava stare proprio perché capiva la situazione in cui si trovavano e non poteva rimediare. Cosa succede però un giorno? Verso la fine degli anni 70, se ve lo ricordate, ve l'ho detto un sacco di volte, la Corea ha iniziato a, diciamo, avere questo sviluppo economico, le città hanno iniziato a cambiare, hanno iniziato a riedificare un sacco di zone. La montagna di Mu Dansang era stata scelta per diventare un parco nazionale. Cosa avevano fatto? Quindi avevano iniziato a costruire una funivia per i turisti. Ovviamente
costruendo la funivia per i turisti, poi si poteva vedere appunto dalla funivia queste case di queste persone molto povere. Quindi cosa succede? Il governo dà l'ordine alle persone che vivevano appunto illegalmente in questa zona della montagna di sgomberare. Vanno da queste persone, le avvisano, quindi vanno anche dalla famiglia del nostro Tarzan e gli dicono di prendere i bagagli e andarsene. Ovviamente il nostro Pak Unsuk dice sì, ok, ma come possiamo fare? Avessimo la possibilità non ce l'abbiamo. Cosa volete che facciamo? Dobbiamo morire? Il governo allora cosa fa? Dice ok, allora potete rimanere, però l'unica cosa che potete fare è andare sottoterra. E ragazzi, letteralmente intendevano sottoterra, perché cosa fanno queste famiglie? Iniziano a costruirsi delle case sottoterra, quindi iniziano a scavare nella terra e a fare dei buchi dove poi sarebbero andati a vivere. Cosa succede? Abbiamo detto che erano la fine degli anni 70. Chi è al governo alla fine degli anni 70? È sempre lui, ragazzi, onnipotente. Lo troverete in tutti i miei video, anzi l'avete finora trovato in tutti i miei video relativi a quel periodo storico. Il nostro bellissimo presidente Park Chung-hee, ovviamente, aveva, diciamo, l'abitudine di controllare le varie zone, tutte le zone che quindi erano in fase di bonifica, tramite il suo bellissimo elicottero privato. Facendo così, però, avrebbe visto che c'erano appunto delle persone che vivevano illegalmente dentro queste capanne nella zona che sarebbe dovuta essere bonificata, giusto? Quindi cosa succede? Dal governo arriva all'ordine di levare di mezzo le capanne subito, nel giro di pochi giorni. Il nostro Pak Unsuk non aveva nemmeno finito di scavare la prima parte della buca, nonostante si stesse impegnando a farlo. Quel giorno, e stiamo parlando del 20 aprile del 1977, arrivano 7 uomini mandati dal governo, appunto, che dovevano togliere di mezzo le capanne. La prima capanna che vanno a visitare è proprio la capanna del nostro Pak Unsuk, che esce fuori di casa e dice: aspettate, datemi un secondo per prendere le poche cose che ci sono all'interno della casa, perché se perdiamo le pentole, quei 3 piatti che abbiamo, dopo non possiamo fare nulla e poi ce ne andiamo, non vi preoccupate. Cosa fanno però queste persone? Queste persone, che erano delle persone, erano dei semplici impiegati, anche loro, diciamo, non in condizioni favorevoli, quindi non erano persone benestanti, dicono: non c'è tempo, prendono il lanciafiamme, chiamiamoli così, e cercano di dar fuoco alla casa. Quando Pak Unsuk vede questo atteggiamento, impazzisce e sale sul tetto della capanna dicendo: tutto, ce ne andiamo, va tutto bene, però non bruciate la capanna. Perché? Perché era casa per lui, era l'unico posto in cui la famiglia poteva stare tutti assieme. Inoltre, all'interno c'erano ancora quelle poche cose, quei pochi oggetti personali che si sarebbero dovuti portare poi nella nuova casa sottoterra. Gli addetti, diciamo, alla demolizione ovviamente non lo ascoltano, prendono i lanciafiamme, chiamiamoli così, e danno fuoco a casa. Ed è in quel momento che la madre di Pak Unsuk cerca disperatamente di entrare in casa nonostante le fiamme. Fortunatamente le persone, diciamo, che erano state chiamate dal governo per buttare giù la casa riescono a fermarla e la donna sviene. Perché? Perché all'interno della casa c'erano 300.000 won, che all'epoca erano un bel po' di soldi, e che la donna era riuscita, diciamo, a conservarsi con tanti sacrifici durante 3 anni di lavoretti part time. Purtroppo quei soldi però sono andati persi perché la casa è stata bruciata. Nonostante ciò, il nostro protagonista, il nostro Tarzan, guarda la casa che sta prendendo fuoco, nonostante sia completamente devastato, mantiene la calma, però chiede un unico piacere a queste persone, ed è di non fare la stessa cosa con le altre case presenti sulla montagna, perché all'interno di queste case, ripeto, con virgolette case, che si trovano appunto sulla montagna, ci sono parecchi anziani malati. Quindi chiede alle persone che devono appunto demolire le capanne di dare il tempo a questi malati di prendere tutte le loro cose e di spostarle. I signori che erano andati lì ovviamente per demolire la capanna dicono: ok, non ti preoccupare, lo facciamo, e si dirigono verso le altre capanne. Cosa succede però dopo un po'? Dopo un po' Pak Unsuk inizia a vedere del fumo fuoriuscire da diversi punti della montagna.
Questo significa che in realtà le persone che dovevano demolire le capanne non avevano mantenuto la promessa e avevano dato fuoco anche alle capanne dei vecchietti ammalati. Ed è lì, ragazzi miei, che il nostro protagonista, per la prima e ultima volta, perde la calma, corre come un pazzo in direzione dei fuochi e quindi delle capanne che stavano bruciando. Sul posto prende un martello di quelli che stavano stilizzando, diciamo, per demolire le capanne, e da solo fa fuori 4 di questi, diciamo, addetti alla demolizione e ne ferisce 1. È una storia molto triste perché alla fine questo ragazzo, perché era un ragazzo di 23 anni, era un ragazzo modello che faceva tantissimi sacrifici, che amava la sua famiglia, molto intelligente e che voleva, aveva un obiettivo nella vita, voleva continuare a studiare, era la persona più calma sulla faccia della terra. A causa di queste purtroppo situazioni si era ritrovato a commettere questo gesto bruttissimo. La cosa più brutta però è che le persone che hanno perso la vita per mano del nostro Tarzan in realtà erano altre persone povere che purtroppo dovevano per forza eseguire gli ordini. In realtà il vero colpevole, quello che avrebbe dovuto pagare, se proprio vogliamo metterla così, per queste azioni, non erano nemmeno i signori, appunto, che erano stati mandati a demolire le capanne, ma bensì il governo che, pur di non far vedere queste persone in queste situazioni di povertà al nostro caro presidente mentre si faceva il giro sull'elicottero, hanno mandato un ordine di questo tipo. Quando Park Eun-sook è stato arrestato, non ha fatto nulla per, diciamo, difendersi, ha ammesso tutte le sue colpe ed è stato mandato a processo. Cosa è successo però? Appena si è sparsa la notizia, i media hanno iniziato a creare delle storie assurde, ma assurde, che in realtà questo tipo aveva 3 case, che era stramega ricco. Comunque avevano creato 3.000 storie, che appunto aveva dei superpoteri e roba del genere, ed è da lì che gli è stato poi affibbiato il nome appunto di Mudansang Tarzan, il Tarzan di Mudansang. Il processo è avvenuto e ovviamente al nostro protagonista è stata poi data la pena di morte. E questa è una storia triste perché questa è una storia conosciuta, però chissà quante altre storie simili appunto ci sono state ma non ci sono arrivate alle orecchie, perché come vi ho detto negli anni 70 avevano iniziato quest'opera di ribonifica del territorio. Più di un terzo delle case che si trovavano, diciamo, a Seul e nei dintorni erano in realtà non case ma baracche. Anche attorno all'Han River e al Cheonggyecheon, che è quel fiumiciattolo carino dove tutti vanno a fare date, ora ribonificato, che avrete sicuramente visto, c'erano solo baracche e fango. Solo baracche e fango. Quindi sicuramente ci saranno stati tantissimi altri episodi simili dove alla fine gli unici che ci vanno a pagare appunto sono le persone povere e senza potere. Io quando ho visto questo episodio in televisione, appunto, cioè, sono stata a piangere perché ha avuto una storia veramente triste. Il suo gesto non è giustificato, è un gesto orribile e purtroppo sono morte alla fine delle persone innocenti, anche loro. Però alla fine tutta questa situazione è stata una situazione tristissima, ha avuto una vita tristissima. Non lo voglio giustificare, però non lo so, a me mi ha straziato questa storia. Ancora più triste è questa lettera che lui ci ha lasciato appunto prima di morire, che è, diciamo, l'unico tentativo di giustificazione, seppur non è una vera e propria giustificazione, appunto al suo gesto. Ve ne leggo un pezzettino. Ogni tanto mi affaccio e guardo alle case degli altri. Per quelli di voi che non hanno mai guardato nelle case di qualcun altro perché curiosi, perché non hanno appunto le stesse cose, magari non riusciranno mai a capire quello che io provo adesso e il motivo per cui ho fatto un gesto del genere. Perché per voi è difficile capire le mie difficoltà. La mia sì era una casa umile, peggio di una capanna per maiali, ma dovevo costruirla perché era l'unico modo per tenere la famiglia vicina. State dicendo quindi che solo le persone ricche e benestanti a questo mondo sono cittadini di questo paese e noi, persone cadute in povertà o comunque povere, non facciamo parte di questo paese, non siamo cittadini di questo paese? Questa è alla fine la storia di Park Eun-sook, del nostro Tarzan, ma sicuramente una storia che ha fatto parte, diciamo, delle vite, che racconta le vite di tante persone, di tanti coreani di quel periodo.
sono storie che ti fanno riflettere. Ovviamente non si può tornare indietro e non puoi cambiare il passato, però sono episodi tristi che però bisogna conoscere, secondo me, perché ti aiutano magari poi a non commettere lo stesso errore, a non cadere nello stesso errore per il presente o comunque per il futuro. Per questo video è tutto e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!